siamo arrivati alla conclusione in Asia che alla fine non è colpa di nessuno, bombardiamoli entrambi, sti palestinesi e israeliani, e la guerra finisce. La tizia che fa l'NPC. No, sì. Ok, ah no, non sei neutrale Ma io stavo come. parlando della Palestina di Israele. Che comunque, secondo me, non siamo tanto lontani come concetti, eh? Vabbè, comunque, Mi sto trovando in difficoltà. ribadiamo la No, tua allora, posizione sì, è neutrale che sull'Israele e dicevo. Palestina. Asia ha fatto questa piccola analogia tra la guerra Mi dà palestino-israeliana ragione. con The Last of Us 2, Io così sembro parallelismo. pazza, ti spiego, ti ricordi? Infatti, mi serve un sacco di contesto. Ti ricordi, Abby? Certo. Veniva vista, diciamo, l'altro aspetto, diciamo, della medaglia. Veniva vista anche la parte dei cattivi, che in Prendo una realtà seconda. ti Secondo me sembravano. non erano neanche cattivi, eh. È questo che sto Aspetta! dicendo. Se tu Un vedi i due lati attimo. della medaglia, alla fine nessuno ha torto, nessuno ha ragione. Se si Bello. sta parlando di politica, ovvero che sono comunque i capi politici che comunque dirigono le cose, perché comunque se si parla di cittadini, io non posso essere né da una parte né dall'altra, perché Quindi muoiono da entrambi i lati. tu li E ammazzeresti cadimi soprattutto. entrambi, palestinesi Israele, fa finire tutto, visto che non ha problemi di nessuno. Una bomba grossa che polverizzi tutto. Sostanzialmente. Siamo arrivati alla conclusione in Asia che alla fine non è colpa di nessuno, bombardiamoli entrambi, sti palestinesi israeliani, e la guerra finisce. Vedi che E questa non cosa penso che domani, questa cosa sia la domani soluzione. finisce, è presente Matteo Salvini. Ecco, Sì, molto. probabilmente finirà nel suo Non Instagram questa cosa. penso. No, ma lui sa che siamo. L'altra volta sai che cosa ha fatto? Ha preso No. una diretta e praticamente avevano detto tipo, ah, ma io la mia ragazza tipo se non mi ascolta, dico io schiaffo. Tipo per scherzare, E lui non ha stavamo detto? scherzando. Tipo che l'avrebbe presa a schiaffi. E quindi, boh, Matteo Salvini l'ha ripostato su Dicendo? Instagram, dicendo: guardate che schifo che dicono sui social, ecco perché poi la gente è così.